gli sport in tutti c'è sempre la solita domanda chi è il più forte chi è la più forte nel calcio soprattutto nel calcio questa domanda se la fanno ogni giorno il calcio è stato uno di quegli sport che ha avuto sta avendo ancora tutt'oggi dei calciatori straordinari io potrei elencarvene solo alcuni da Van Basten a Di Stefano a Johan Cruyff a Garingia, a Ronaldo Nazario, a Zico, senza dimenticare Zidane, Eusebio, Best, Platini, e se poi passiamo alla difesa, Franco Baresi, Paolo Maldini, al portiere Yashin. Come si fa a decidere? Come si fa a dire chi è il più grande, chi è stato il più grande di tutti? Oggi ha fatto il compleanno il grande Orei Pelé. Per tanta gente in Brasile è stato il più grande. Ha vinto tre mondiali, tre mondiali di calcio. Ha segnato più di 1200 gol. Sì, ma non mi basta, non mi basta, non mi basta questo per dire che, che Pelé è il re del calcio. Ho bisogno di altro. E l'unico strumento che mi può aiutare è la musica. Anzi, un uomo della musica, un certo Elvis Presley. Prima di lui scriveva John Lennon: non c'era niente ed è vero, prima di quel ragazzo, la musica da mille punti di vista era altro. E se io devo pensare all'Elvis del calcio, io penso ovviamente a, ad un ragazzo con la pelle nera. Un certo Pelé. Ecco, vorrei proprio mandarvi questo messaggio. Il messaggio di un, di un Pelé, che non è stato solo un grande calciatore, un campione del mondo, un tre volte campione del mondo, ma anche e soprattutto un rivoluzionario. Uno che ebbe il coraggio di far provare il pallone agli americani. E da anni, che dico da anni, da decenni, incoraggia lo sport come mezzo di unione di culture e di popoli. Prima di lui il calcio era una cosa, dopo è stato un'altra. E per questo, e soprattutto per questo, che la perla nera è stato il più grande calciatore di sempre.